mano nella mano, anche in cielo. Il loro cuore ha smesso di battere sull'asfalto di Corso Francia la notte tra il 21 e il 22 dicembre. 16 anni Gaia, 16 anni Camilla sono morte qui sul colpo insieme nel tentativo di tornare a casa. Era il primo giorno delle vacanze natalizie, le due inseparabili amiche avevano deciso di festeggiarlo. Hanno trascorso qui a Ponte Milvio, luogo di movida per i giovanissimi di Roma Nord, la loro ultima sera. In pochi minuti la vita delle due giovani si spezza, mentre attraversano Corso Francia un SUV con alla guida il ventenne Pietro Genovese, figlio del regista, le investe. Per le due studentesse vicine di banco e nella vita non c'è più nulla da fare. Il ragazzo alla guida dell'auto risulterà positivo ai test di alcol e droga, 1,4 grammi di alcol nel sangue, tre volte il limite consentito. La sua posizione aggravata dal fatto che la patente gli era stata ritirata per possesso di droga e riconsegnata da poco. Quattro giorni dopo per lui arrivano gli arresti domiciliari, guidava con imprudenza e imperizia e teneva una velocità superiore al limite consentito di 50 km orari. In più si era messo alla guida nonostante avesse assunto bevande alcoliche, si legge sull'ordinanza del GIP Bernadette Nicotra, ordinanza che ricostruisce anche la condotta delle due ragazze che, scrive sempre il giudice, hanno attraversato la strada col semaforo rosso, tenendo una condotta vietata, incautamente spericolata, concorrendo alla causazione del sinistro mortale. In quale punto precisamente sono state investite le due amiche del cuore? Attraversavano sulle strisce oppure no? A che velocità il SUV di Pietro Genovese le ha travolte e uccise? Visto che le ragazze stavano correndo dall'altra parte della strada, hanno scavalcato i guardrail e la macchina grigia è venuta e l'ha investita. Inoltre, sotto la lente di ingrandimento è finito il semaforo pedonale di Corso Francia, che dal verde passa immediatamente al rosso, senza il colore intermedio. La polizia locale indaga su quanto accaduto, in più il PM ha disposto una maxi perizia per far luce sulla velocità, sul semaforo e sul punto dell'impatto. Intanto lo scorso giovedì Pietro Genovese, accusato di duplice omicidio stradale, ha risposto alle domande del giudice nell'interrogatorio di garanzia, dichiarando che si è trovato le ragazze davanti, che non ha potuto evitarle, che non correva. Punto in contraddizione con quanto dichiarato dai testimoni, che parlano invece di velocità sostenuta. Oggi i suoi legali hanno presentato istanza al Tribunale del Riesame. Nei prossimi giorni verranno riascoltati i testimoni, i due amici che erano in macchina con lui, la coppia che a bordo di una Smart alla destra del SUV è riuscita ad evitare le ragazze, quelli che passavano su Corso Francia e chi ha visto qualcosa dai locali adiacenti. L'incidente è avvenuto in un punto di scarsa illuminazione e mentre le sedicenni cercavano di attraversare pioveva, questo è certo, ma sugli altri particolari è ancora buio, buio come la notte che le ha strappate alla vita e alle loro famiglie, mentre insieme, mano nella mano, cercavano di tornare a casa.